Ci siamo ragazzi, siamo a Vallelunga, siamo qua con il test team, piloti, pilotini, amatori, turisti, per provare le super sportive. Le abbiamo tutte qua con noi, sono il top della tecnologia e delle prestazioni per una due ruote, oggi disponibile da Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki e Yamaha. Adesso ve le presentiamo. Iniziamo a presentarvele. Aprilia RSV4 Factory 1100. Lei è quella con il motore a V più stretto, 65 gradi. Poi abbiamo BMW M1000RR, il suo 4 cilindri in linea di 1000cc, è l'unico con fasatura variabile della distribuzione all'aspirazione. E poi Ducati Panigale V4 SP2. 4 cilindri a V di 90 gradi, albero controrotante per dare più maneggevolezza e ridurre la tendenza all'impennata ed altre soluzioni riprese dalla Desmo 16. Honda CBR1000RR SP 30° anniversario, nella colorazione riprende le grafiche della prima CBR 900 del 92, tecnicamente è un 4 cilindri in linea ed è l'unico 4 in linea con alesaggio di 81 per dare tanta spinta su di giri. E poi abbiamo Kawasaki ZX10R. Lei si aggiorna con l'acceleratore full ride-by-wire, così come per tutte le altre moto della comparativa. E poi abbiamo Yamaha R1M, 4 cilindri in linea, l'unica con gli scoppi irregolari. Lei è un Big Bang A2A2. Il mio l'XS bianco, ci dovrebbe essere anche scritto Fabrizio. Sul mio c'è scritto Martins. Tu hai visto che bello che è? Sì, no, è bella un bel po' con la grafica. Minchia. Beh, ma anche il mio. No, ma scelta, no, sono belli. Ma me l'ha scelto per il polso, non per la grafica, no, ho detto Martins. Era la L, è solo per la taglia che è arrivato il Martins. Questo che vedete è l'abbigliamento del test team, tutte in pelle M-Tech, guanti sempre M-Tech, stivali Elevate. E questi sono i nostri caschi Shoei che useremo in questa comparativa.
Questa è così, è stufa di aspettarmi, ma domani si entra in pista. Questa è la mia. Vedete, blu abbinata alla M1000RR BMW, verde per Kawasaki, multicolore rossa e blu per la Fireblade. Ogni tuta, ogni tester è abbinato a una moto per le foto di gruppo, ma poi, come sempre nelle nostre comparative, tutti provano tutto e il continuo avvicendarsi su ogni moto è alla base del test. Queste sono tute di qualità con pelle di canguro. Loro non hanno l'antisaltellamento. Ho sbagliato, su alla gomma. Adesso ve le faccio vedere le gomme quali sono. Pirelli SC1 120 70 17 anteriore slick e SC0 200 barra 60 17 posteriore. Questi gli pneumatici che utilizzeremo per un giorno e mezzo di test, sia per prendere dimestichezza e provare a fondo le varie moto, sia per realizzare i tempi sul giro che farà il nostro Fabrizio Lai. Prima di tutto questo, la prima mezza giornata, un altro pneumatico diverso, Diablo Rosso Corsa 4. Pneumatico molto facile da portare in temperatura e da gestire per gli avanti e indietro. Con questo realizzeremo le foto che vedete poi su motociclismo e anche le prime nostre impressioni di guida con un pneumatico che è stradale, che si comporta comunque egregiamente anche qua, tre cordoli. Bisogna essere veloce a mettere le termo, perché devono restare belle calde. Secondo test che mi fai stamattina, secondo me mi dai due indicazioni se c'è da mettere a posto, di aggiustare ancora qualcosa, me lo dici dopo. La moto va molto bene, riesco a prendere la foto. L'unica cosa che... però questo è un problema, diciamo, generale. Generale, sì. Che c'è sempre questo piccolo vuoto che a me non piace molto. All'inizio dell'allenamento. Vorresti che aggrappasse subito. Considera che qui sei partito con pastiglia nuova. Vanno benissimo. Ok. Infatti la moto frena, bella. Do un'occhiata se eventualmente... Mi dirottà tanto qua nel curvone. Sì. Che ieri avevo dei movimenti, però la moto è molto più stabile, molto meno. Bene. Sì, io riuscivo a stare più in qua del corpo, invece adesso mi portava vicino al corpo. Non t'hanno preso i tempi, eh? No, però sarà andato più forte. Tu dici? Sì. Cosa abbiamo tolto da ieri? Secondo? Sì, buono. Andando via... Tu dici che quindi andando un po' più forte ti porta più ti largo. Porta più fuori. E ma poi un'altra cosa. Ma più forte di là, arrivi più forte qua e ti porta più largo qua. Allora, tu quando passi qua cosa fai? Stai stretto? Io sto largo, poi mi stringo per... Ah, giusto, vai sulla linea del traguardo, in piega. Esatto. Poi arrivi al cordolo, a sinistra, cioè alla riga bianca, scollini e vai dentro. Sì, sì. Solo che ieri, quando facevo questo lavoro qua, facevo di meno stare in là. Adesso mi derivava più verso destra. Perché aveva il muso un po' più basso. E l'inserimento lo ti portava più dentro. Però secondo me è molto meglio, non si muove adesso la moto. Adesso non si muove. Ieri avevamo il culo che andava via così. Lì, e invece adesso è molto più stabile. Anche in frenata, ieri quando si puntava c'era sempre questa cosa qua. Sì, adesso è molto più stabile. Io termo quello che dicevi. Terrei così. Il trasferimento di carico lo senti diverso adesso. Sì, certo. Adesso si sente che... Perché? Essendo un po' più alto davanti. Adesso quando prendi il gas in mano senti che morde e ti porta via. Allora l'Aprilia adesso l'abbiamo un po'... Secondo me è così. Sì, va meglio perché... Avendola alzata tutta c'è più trasferimento di carico, quindi riusciamo a aggredire un po' più il freno, avere più escursione, frenare quando entri in curva col freno tirato e quando dai gas sposti il carico la dietro. La prima modifica l'avevi alzata davanti? Poi l'abbiamo alzata anche dietro. Anche dietro? Sì, l'abbiamo alzata tutta. Infatti adesso tocchi anche meno. Esatto, perché almeno così poi quando dai il gas il trasferimento di carico ti porta il peso dietro e la trazione può andare via.
quindi ci sta di più migliore. È anche più ferma sul veloce? Sì, più la alzi, addirittura noi usavamo il motore più alto di quello quando correvamo. Qua ovviamente non si può perché stava, però migliorava anche con quello. E poi cos'è che ha cambiato adesso Fabio? Non lo so, non lo so. È un pochino più robusta davanti la moto. Perché l'abbiamo fermata perché in dietro, compressione per la staccata. Sì, è un po' di molla. Va bene. Di dietro si ha morbidità, un pelino. Qua? Si leva un po' di precarica. Per riuscire a farla schiacciare un po' di più. Esatto. Va bene. Pronto, ti volevo dire, ma quello del tornantino dappertutto. Anche di seconda qui dietro. Che cosa? Che? Anti-wheeling. Vedi? Un po' troppo aperto così. Anche per me era. E poi fare una via di mezzo lì. E di dietro invece. Sai perché? Perché qui faccio fatica a portarla dentro perché sono già schiacciato. Va bene, allora si fa dietro. Okay. Sì, ma era una prova e dovevamo fare. Perché con l'anti-wheeling così, cioè, dovevo andare via proprio io o col freno dietro, comunque non fai strada, cioè, meglio allora, come ieri. Ritorna come ieri. Sì. E qua nel veloce anche meglio, era meglio ieri perché qua quando entri si siede dietro. Il casco bianco, e porca puttana, quanto va forte quello di MotoGP. Adesso arrivano i box, ma c'ero io. Sai quando arriva Lillo? Ha preso un colpo. Sono Lillo. Il casco. Mi sa che bisogna alleggerirsi un po' qua, eh. Iniziamo con la barba. E qui il decimino, secondo me l'abbiamo lì. Non riesco a disabilitare. Allora, lui adesso si deve fermare e ha trovato la posizione. Poi nel momento in cui ti dà il flash, ti sta il traguardo e dopo vedrai anche la bandierina scatta. No, ma io ho una domanda, ma alla fine, ieri abbiamo parlato un po', ma se l'hai meritato sto casco di Marquez? Perché devo meritarlo, devo... Non del tutto, non ancora del tutto, però allora, ha fatto vedere... Allora, così in pista, se lo merita di bestia il casco di Marquez. E dove l'orgoglio? Lui ci mette il cuore, lui ci mette il cuore. Ho lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Ma ha tagliato in due punti la pista così. Ah, adesso hai preso i due stint anche. Che pressione? L'ho rifatto? Se tiri alla morte, ragazzi. Stavo davanti Alex, staccavo da qui. Calcola che lui ha su tutto l'impianto quello superbike. E per cui è normale che dopo due giri a quei livelli qua, mica. Non è tanto normale, ma infatti abbiamo una da pinta. Giro l'ho fatto bene. Funziona anche bene, secondo. Sì, sì. Quando rallenti, che non si raffredda, fa così. Ah, ok. Quindi nel è giro nel giro del rientro che ti fa il problema grosso. Ah, ok. Questo è diverso allora. Yeah. Gli ho dato un click di più di sostegno in anteriore dove sta nella frenata. Nella frenata dovrebbe affondare leggermente in meno. Ok, quindi ai cimini, il punto un po' più brutto. Se ti frena un po', dimmi tu se ci trovi meglio. Adesso vediamo. Perché aiuta pure per l'ingresso dell'ABS se ti dava fastidio. Ma perché ti sostiene e non va a puntare sulla forcella e non ti blocca. Sei meno sulla gomma. Va bene?
cioè lui capisce se stai frenando. E allora va da sola quasi. No, bisogna ancora provare. Per andarci forte ci vuole sempre qualcuno. Meno male. Adesso solo in accelerazione, non ti sostengo. Dovrebbe tentare a sedersi meno, quindi è impennato. Vabbè. Ma in prima e basta. Tornantino. Perché la trincea non esci così, perché devi fare il cambio di direzione, ti sposti col corpo e poi in discesa. Il problema è fuori dal tornantino, che tu la stendi la prima e lei si impenna troppo. Esagerate. La Panigale? Doppia libidine con i fiocchi. Non credessi in te. Eh? Com'è? No, è bella, bilanciata. Ho solo qualche problema di surriscaldamento del piede, che l'unica cosa che tribula un po' è che come motore bisogna prenderci la mano perché tira e poi entra subito il limitatore. Dovrebbe che fosse un po' più... Ok, Li abbiamo ascoltati, abbiamo accorciato i rapporti e no, tutto. Meglio così che almeno la sfrutti. Sicuro. Bene. Quindi vabbè, solo pregi. Vabbè. Sì. Ho avuto un po' il problema perché secondo me non è ben coinventato. Quando grattavo col Kawasaki, che ha le pedane che toccano un po' di più, il calore che si vede che fa strisciando per terra te lo trasmette al piede con le dita bollenti. E poi la suola un po' morbida. Sì, la suola, vedi che si segna dove, perché io spingo tanto sulle pedane . E si segna un po', quindi bisognerebbe avere la suola un po' più rigida per dove punti quando sei per far girare la moto, sì. Ti trasmette la punta, trasmette sul piede invece che però. La moto funziona bene, l'unica cosa sostienina un filo di più dietro. Sì. Perché adesso entrando forte qui, quando vado nel cambio di schiacciamento dietro. Qua devo mettergli la sesta. Okay. È corta di seconda. Quando esco dalla trincea prendo il limitatore lì e il limitatore qua per 10 metri. Okay. Ci starebbe giusto un dente, perché poi uso la prima là dentro. Sì. Avanti va benissimo. L'unica cosa è appunto l'ABS, che è troppo invasivo lì. Ok. Hai fatto già la modifica? Allora, con questa modifica lo senti che cala, però un trappo di ABS. Infatti l'ultimo giro sono arrivato lungo all'ingresso trincea. Meglio così, però attenzione, spingendo così io arrivo qua dietro alla Roma al limite, nel senso che per fermarla mi tocco dentro il guanto. Faccio il giro piano e riesco a fare un altro giro. Così sono limitato, nel senso che non posso dire spingo un po' di più, mi devo tarare su questo, un po' come il cava, che so che in alcuni punti hai quel limite, no? Però va bene, dai. Va bene, grazie. Meglio così, perché così non è un off. Con quel sistema lì lo senti che curva dopo curva inizia a calare. Capisco. Prima di parlarvi, darvi le mie impressioni di ogni singola moto, ci terrei a precisare una cosa. Sono parecchi anni che faccio queste comparative e ogni volta negli anni passati c'era una moto, due, tre moto che erano nettamente inferiori alle altre, a quelle più performanti.
Questa comparativa qua, quello che mi è rimasto impresso di questa comparativa è che tutte le moto, dalla prima all'ultima, hanno fatto uno step di livello elevato, ovvero sono tutte livellate. Anche quella che sembra che sia un po' peggio, in realtà la differenza è minima dalle più veloci. Cominciamo a parlare dell'Aprilia, motore 1100. Ogni anno fa uno step di evoluzione. Calcoliamo che quel telaio lì e quel motore sono stati sviluppati più di 10 anni fa, ma ogni anno hanno uno step. Cosa dire di quella di quest'anno? Quello che rimane impresso a chi la prova è la potenza, la rabbia, chiamiamola così, del motore. Il motore 1100 ti dà un calcio nel culo che ti fa fare metri senza accorgerti. Cioè, le moto come queste, soprattutto anche l'Aprilia, che è veramente corposa quando acceleri, bisogna avere una buona preparazione fisica per riuscire a guidarla. Poi innanzitutto l'Aprilia ha il suo DNA che è sempre il classico di moto da pista, da corsa, un telaio rigido, precisissimo nell'avantreno, tu entri, freno tirato in curva, prendi subito il corno, dai gas, riesci ad avere trazione e far mete, anche aiutato da questo motore che quando acceleri ti porta e fa metri, quindi ovviamente una vera moto da corsa. Parliamo del BMW. Qui abbiamo la versione M, quindi cerchi in carbonio, che aiutano tantissimo nei cambi di direzione, moto leggera, quella, diciamo che per quanto mi riguarda il BMW, fra tutte le mille, il suo punto di forza è quella che stanca meno. Quindi se uno dovesse fare una gara, agli ultimi giri hai un vantaggio perché fisicamente sei più fresco. È una moto che ha un motore che spinge sempre, sotto, in alto, ovunque, praticamente puoi anche permetterti di fare le curve con una marcia o un'altra e bene o male il tempo sul giro cambia poco. Come ho detto, un motore eccezionale perché con la struttura variabile che ha riesce a tirare sia in basso che in alto. Frenata ottima, ottimo anche inserimento. Come ho detto, nei cambi è una moto molto leggera e veloce di cambi, quindi io direi che è una moto promossa che di nuovo ha fatto uno step evolutivo rispetto al passato. Ducati, la versione, questa è anche la versione più bella che c'è in commercio della Ducati V4, cerchi in carbonio, pinze Brembo, forcelle Ohlins, mono Ohlins, una vera moto da corsa. Anche in questo caso il motore è 1100, è una moto che è già nata 3 o 4 anni fa, ma ogni anno ha avuto uno step evolutivo che l'ha portata a massimi livelli, anche nei campionati nazionali è la moto vincente. Il motore 1100 ti aiuta tantissimo perché comunque ha una spinta ai bassi che è impressionante e ovviamente quando poi vai su di giri continua a spingere. Un utente qualsiasi può prendere queste moto e avere delle moto più potenti delle Superbike di qualche anno fa, quindi frenata potente con le pinze Brembo, riesce a tirare il freno, freni dentro la curva con i freni tirati e la forcella ti trasmette tutto quello che sta succedendo sull'asfalto. Prendi il gas in mano con una coppia enorme, esci dalla curva e anche con lei fai metri. Una moto che tu quando acceleri con la corposità del motore e la trazione che suscita a fargli avere fai metri senza accorgerti e arrivi da una curva all'altra in un lampo. Quindi moto promossa al 100%. Parliamo adesso di Honda. La Honda CBR1000, di tutto il lotto, quando ci sali sopra, questa moto sembra quella più piccolina, quella più tipo stile MotoGP, nel senso tipo i due e mezzo di una volta, una moto molto molto compatta, agile, velocissima, un ottimo feeling nell'anteriore, perché riesce anche a entrare col freno tirato in curva. L'unico difetto, per quanto riguarda soprattutto il mio stile di guida che ha questa moto, è il motore. Praticamente il motore potentissimo, ma potentissimo in alto. Quindi devi sempre farlo, come si dice in gergo, farlo frullare, ovvero sempre averlo sopra i 12.000 giri. E con un 1000 non è così semplice, in molte curve bisogna metterla prima. Quindi cosa succede? Poi prendi il gas in prima e non è così facile, cioè si gestisce perché ha controlli a tutto, però sia psicologicamente che fisicamente devi stare un po' più attento, perché comunque in prima ti dà uno strappo abbastanza importante e dovendolo avere sempre alta di giri bisogna non sbagliare marce, bisogna sempre avere le marce giuste, quindi rispetto al Ducati, rispetto al BMW, rispetto all'Aprilia, bisogna avere un po' più di malizia nel guidarla. Kawasaki è l'ultimo modello, per dirci quello che con cui Rea vince nel mondiale, che ovviamente non è proprio come quella che abbiamo usato noi, del lotto è la moto meno potente. Non ha tantissimi cavalli di differenza, ma quando vai in pista sembrano che siano veramente tanti, perché ti stanca di meno, perché ovviamente avendo meno cavalli ti stanchi di meno, riesci a fare più giri, forse anche a goderti di più la pista, perché invece che a dover lottare tra virgolette con la moto per cercare di tenerla in linea, per gestire tutti i cavalli che ha, con questa qua forse riesci a goderti un po' di più la pista. Avantreno granitico bellissimo, sensazione, diciamo che in questa comparativa
hanno migliorato veramente tantissimo le moto sull'anteriore, quasi tutte. Si hanno delle forcelle che sembrano quasi le forcelle delle moto da corsa che uso nei campionati che faccio. Quindi un'ottima sensazione sull'anteriore, una buona frenata, soprattutto i primi giri, perché poi comunque utilizzandola un po' il problema che il freno molla un pelino. All'ABS è un po' più invasivo, in due o tre curve che sono arrivato un pelino lungo, ho dovuto tirare un po' più la leva del freno, interviene l'ABS, che dà fastidio ovviamente, perché ovviamente quelle curve non le ho più girate, sono andato largo e quindi non sono più riuscito a fare la traiettoria ideale. Nel complesso è anche questa un'ottima moto, una moto nella quale uno può andare in pista e può divertirsi e soprattutto, come ho detto, godere la pista invece che sempre essere concentrato sulla potenza del motore da gestire. Yamaha R1M. Allora, complessivamente a me è la moto che piace di più a livello di ciclistica. Questa qua, mettendo insieme tutte le cose, è quella che nel complesso ha tutte le cose che mi aiutano per andare forte. Quello che questa qua per me ha un vantaggio è la trazione in uscita di curva, perché essendo scoppi irregolari ti permette di, a 100 curva, di prendere già il gas in mano, e è meno cattiva perché ha gli scoppi regolari, ti fa fare strada, tanta strada, senza faticarti e senza dover sempre lottare con la moto come succede con le altre partecipanti della comparativa con i 4 cilindri in linea non a scoppi irregolari o i V dell'Aprilia e della Ducati. Tu non te ne accorgi, ma esce fuori il tempo, è veloce nei cambi, ha un'ottima frenata, ottima percorrenza e ottima trazione in uscita, quindi ha tutto quell'insieme che serve per andare forte. Nota dolente, l'impianto frenante, il freno molla, cioè soprattutto in una pista come Vallelunga, tortuosa, con temperature elevate, dopo 3-4 giri il freno comincia a pizzicarti le dita. Perché? Perché chi conosce Vallelunga sa benissimo che dopo la Campagnano c'è una serie di tornanti, di curve strette da fare seconda, prima, non prende aria, però i tornanti devi frenare forte per fermarti, l'olio scalda tantissimo, quindi succede che dopo un po' purtroppo il freno molla. Per chi va in pista questo non è un grosso problema, perché comunque le moto che vanno in pista vengono preparate, vengono cambiati i pezzi originali, messi altri particolari aftermarket che migliorano questa frenata, quindi non è un problema insormontabile per chi decide per andare in pista. Ecco, per quanto mi riguarda, se dovessi usarla in pista, secondo me questo è il miglior compromesso che esiste. Siamo pronti, estrazione, ordine, allora, di uscita. Ducati Panigale V4 SP2. Ottimo, così. Ale. Prima moto a uscire, Ducati. Aprilia RS V4 Factory 1100. Subito la facciamo fuori. Veloci, veloci. Italiani. Honda CBR 1000 RRR Fireblade SP, le R alla Licciardello. E quindi la BMW M1000 RR. Quinta moto, last but not least, la Kawasaki Ninja ZX10R. Benissimo. Abbiamo visto l'ordine di estrazione delle moto, usciranno così in quest'ordine con i tempi sul giro. Ultima abbiamo deciso di tenere d'ufficio Yamaha, che ha avuto problemi importanti di allungamento della frenata. Con lei verrà realizzato un lap time solo, perché il secondo già si è reso conto il nostro Fabrizio Lai che allunga tanto la frenata, quindi per questioni di sicurezza faremo un solo crono con lei. Due giorni di pista in esclusiva, pneumatici dedicati slick per tutte, uguali. Il test team è composto da piloti di livello anche molto molto diverso. Abbiamo dal pilota che ha fatto podi mondiali come Fabrizio Lai, al campione europeo supersport nostro Guglielmo Tarizzo, a piloti che hanno corso nelle Endurance come il nostro direttore Federico Oliverti, amatori e anche veramente tester che si divertono nei track day, prove libere della domenica. Quindi un utilizzo tanto ampio per avere valutazioni sempre più complete, più possibile. La procedura della prova funziona così: giro di lancio, due giri cronometrati e giro di uscita. Questo con Fabrizio Lai, il nostro pilota, che fa i tempi di riferimento. Questi tempi sul giro contribuiscono per il 50% al risultato finale. L'altro 50% sono le pagelle che
tutti i tester compilano dal pilota all'amatore e vanno a contribuire per metà del risultato finale. Le moto sono pronte in termocoperte per fare i tempi sul giro, che contano davvero tanto qua. Adesso però andiamo a sentire cosa ne pensa il nostro drago delle moto. Direi di partire dall'Aprilia. Aprilia RSV4 1100. Hanno migliorato ancora quello che era la vecchia moto. Abbiamo solamente sistemato il setup per Vallelunga. Si gira sempre forte. La moto è molto maneggevole e per me che sono piccolino mi trovo anche bene in carena, quindi non ho grosse difficoltà a star dentro. Motore pazzesco, ha un tiro ai medi incredibile, quindi ti aiuta sempre a uscire dalle curve, ma anche in fase di ingresso la moto funziona molto bene. Poi ho provato la nuova BMW M, devo dire che hanno fatto un bel passo in avanti, soprattutto a livello aerodinamico, e nel veloce si sente molto il carico alare della carena. Motore con la fasatura variabile, è molto facile ai bassi regimi e poi spinge forte forte in alto. Ducati, che dire, Ducati è impressionante anche lei, a livello di motore la potenza è infinita, ti sembra che sia finita, in realtà continua a spingere e ti chiede le altre marce. Anche lì abbiamo lavorato un po' sul setup, chiaramente io peso poco, quindi abbiamo modificato due cosine, ma veramente la moto funziona egregiamente. E CBR nuova, pazzesca anche lei. Sembra di guidare un 600 per il numero di giri motore che ti offre. E l'unica cosa è passare appunto dalle altre alla CBR e imparare a usare una marcia in meno, perché è una rapportatura del cambio molto molto lunga, ti permette di usare molto di più la prima e funziona molto bene al tornantino qui a Vallelunga, proprio perché è una prima molto lunga. Le altre, essendo più corte come rapportatura, sono un po' più difficili da gestire a livello di gas. E ciclistica egregia, è migliorata molto la frenata dal 2019 ed è molto divertente. Kawasaki, diciamo, anche lei a livello di ciclistica eccezionale. Mi aspettavo qualcosina un po' a livello di motore, sinceramente, però credo che gli altri abbiano fatto un passo avanti. Loro sono rimasti un po' diciamo a una guida molto easy, molto facile, non è scorbutica, è lineare, ha una progressione nel motore appunto molto lineare, che non ti mette mai in crisi a livello proprio di ciclistica. E l'ultima è l'R1, che è anche la R1M. Anche loro, devo dire la verità, si sono presentati qui a Vallelunga con un setup eccezionale, perché praticamente a livello di ciclistica non abbiamo cambiato nulla. Abbiamo modificato alcuni parametri giusto per la frenata, perché siamo appunto in pista. La moto è molto facile da usare, il Big Bang ti aiuta tantissimo nei bassi regimi e quindi nello stretto è molto molto competitiva l'R1. Stare qui 2-3 giorni a girare, prima con una poi con l'altra, non ti stanchi mai di girare con queste moto, perché moto che sono pronte per l'utilizzo stradale, per andare al bar, parliamoci chiaro, mettiamo su due slick e fai dei tempi eccezionali, perché al momento, così prendendo dei tempi al volo, abbiamo girato praticamente a 4 secondi da tempi che fanno nel campionato italiano Superbike, quindi le moto escono con una base eccezionale. E niente, adesso ci prepariamo per i tempi del pomeriggio, che sarà molto dura farli visto le temperature impressionanti che abbiamo qui questo pomeriggio. Ce la metterò tutta e soprattutto mi divertirò. Allora, adesso è rientrata adesso la moto. Questi sono gli strumenti che utilizziamo per rilevare i tempi. Sono gli IM Solo 2, sono rilevatori GPS autoalimentati, per cui non devi attaccare niente, semplicemente lo strumento ha tutto, il GPS, le batterie e tutto quanto. In Wi-Fi, direttamente con il computer, scarichi poi i tempi sul giro, che vedi sia sul suo schermo, ma poi li puoi vedere qua. Ci sono in memoria un sacco di circuiti, tantissime piste già con i settori già dedicati, e poi puoi anche decidere tu di farti dei settori diversi o in più. Vedi anche le traiettorie, guarda, comodissimo.
Questa è la classifica dei tempi sul giro con BMW che ha realizzato il best lap della prova. La moto tedesca non è solo velocissima, è anche risultata la più apprezzata nelle schede di valutazione del test team. La vittoria della comparativa Supersportive 2022 va quindi alla M1000RR. Su motociclismo di settembre i dettagli, gli approfondimenti e il racconto di una prova che è risultata bollente sotto molti punti di vista.